nel raccontarci come i nostri ragazzi. L'argomento è molto importante e i relatori presenti al tavolo avranno delle testimonianze che non avete sentito finora da nessun giornale, da nessuna televisione. Andrea Angeli è tornato appena adesso dal Kosovo e voi sapete che in Kosovo sta succedendo delle cose di cui la stampa non sta parlando molto e neanche la televisione, ma anche gli altri relatori sono persone che sono andate da anni, vanno sui posti dove ci sono i conflitti di guerra, sono stati giornalisti che hanno la capacità di parlare di informazione, informazione vera e informazione non corretta. E questo è il tema del nostro convegno. Devo dire che tutti i relatori sono Emiliano Romagnoli. Ecco. Sono particolarmente contento, intanto perché ricordiamo il nome di Olindo Malagodi, che ha significato molto per questa città, ha significato molto per il giornalismo italiano. Credo che Cento sia oggi protagonista di una bella pagina di informazione e di riflessione. Discutiamo di guerra, che vuol dire parlare di pace, perché è soltanto con la racconta e con la testimonianza di quello che accade si può aumentare la consapevolezza di cosa succede davvero nel mondo e dunque prenderci le misure per evitare di proseguire in questo tipo di situazioni drammatiche, purtroppo. In una società dove se non lo vedi in televisione una cosa non succede, se non la leggi sul giornale una cosa non risulta credibile, è chiaro che il lavoro di questi signori è particolarmente importante, particolarmente delicato, quindi vi ringrazio, sono certo di farlo a nome di tutti. Mi rimetto in platea per ascoltarvi tutto il tempo che mi sarà possibile. Grazie davvero. Generale Abisso, a lei la parola per chiederle di introdurre il tema del nostro incontro oggi, che non è il tema in generale dell'informazione o delle guerre, chi ha ragione o chi ha torto, ma informazione e disinformazione. In questo momento in Libano c'è una brigata italiana che ovviamente si è avvicendata nel tempo alla brigata Priuli. L'operazione che avete visto risale al maggio del 2010, rientro dalla brigata di Bologna, poi ci sono state altre tre brigate, in questo momento c'è la brigata Aosta, ci sono 1700 italiani che continuano a fare il loro lavoro, che è un lavoro importante. E vorrei concludere con una citazione che ha fatto il sottosegretario di Stato Gianni Letta per parlare del Libano, che credo che sia importante. L'impegno italiano, portatosi per 3 anni alla guida della missione UNIFIL in Libano, può essere definito un miracolo incompiuto, un laboratorio di pace per l'intero Medio Oriente, interrotto a metà dell'opera. Come a metà è rimasto il lavoro portato avanti con paziente tenacia dal generale Graziano per tracciare una linea condivisa lungo i 118 chilometri di confine. Ma diciamo anche che non si tratta, pur come doveroso, di dare solo onore al merito, ma di rivendicare con sano orgoglio patrio quello che universalmente ci viene riconosciuto come il più prestigioso incarico a livello ONU portato a termine da un italiano. Grazie. Nelle guerre la disinformazione, l'informazione utile a vincere la guerra e non a informare l'opinione pubblica c'è sempre stata. Nei tempi antichi serviva a far circolare notizie false tra le file nemiche per seminare il panico. Nei tempi moderni, da quando si sono formate società evolute, con un'opinione pubblica e soprattutto da quando si sono affermate in Occidente almeno le società democratiche, l'informazione pilotata, la disinformazione hanno assunto dimensioni più forti e un valore strategico, non utile solo a seminare il panico in un reparto nemico e farlo fuggire, ma a minare il consenso popolare, ad esempio, alla partecipazione al conflitto. Questo personaggio, il senatore americano Hiram Johnson, è famoso in tutto il mondo per aver detto questa frase: la prima vittima della guerra è la verità. Ma siccome l'associazione culturale che ci ospita oggi è di stampo economico, credo sia il caso anche di ricordare che Johnson è stato l'autore di una legge che porta il suo nome, il Johnson Act, che nel 1924, ma vedrete il tema è attualissimo, vietava agli Stati Uniti di gestire all'interno delle proprie banche, del proprio sistema finanziario, obbligazioni o titoli che facevano capo a paesi in default. Sono passati quasi 100 anni, 90 anni, credo che la Johnson Act sia attualissima anche oggi da noi. E qui c'è propaganda e contropropaganda. Queste sono immagini relative alla guerra in Libano, di cui parlava prima il generale Abisso, chiedo scusa,
La propaganda di Hezbollah durante i bombardamenti israeliani utilizzava signore che a uso delle telecamere si mettevano a piangere disperate davanti alle loro case demolite, solo che spesso utilizzavano la stessa signora disponibile per più case. Gli israeliani in questo caso se ne sono accorti, hanno raccolto dalle diverse televisioni due immagini che ritraevano la stessa donna, e come strumento di contropropaganda per contrastare la propaganda di Hezbollah, che voleva raccontare al mondo che gli israeliani colpivano solo obiettivi civili, si chiedeva sì, ma quante donne, quante case aveva questa donna? Due volte gliel'hanno distrutta. Questi sono gli strumenti più semplici della disinformazione e della propaganda. E a una conferenza stampa Donald Rumsfeld, che allora era il ministro della difesa degli Stati Uniti, il segretario della difesa, una giornalista gli chiede signor segretario, mi può dare qualche chiarimento sull'impiego, su cosa stanno facendo le nostre forze speciali dietro le linee, dentro il territorio afghano? La sua risposta è molto diretta. Non sono qui per chiarire le idee a lei, ma per confonderle al nemico. Ed è la prima volta che in una società democratica un ministro, un funzionario, un'istituzione importante, in un momento di guerra, dice chiaramente che le notizie che dà ai giornalisti, e ricordiamoci che negli Stati Uniti la libertà di stampa ha un peso importante ed è un diritto inviolabile, lui per la prima volta dice spudoratamente: io non sono qua a informare voi, ma a dare a voi delle informazioni utili a confondere il nemico. Il più grande, secondo me, il fenomeno, il mito, una persona adorabile nel campo della disinformazione e della propaganda è quest'uomo. Mohamed Saif al-Sarr. Quest'uomo ha fatto una cosa che hanno fatto tanti altri, ha mentito spudoratamente, ma l'ha fatto facendosi beccare mentre mentiva in diretta dalle telecamere di tutto il mondo. Il 9 aprile del 2003, sulla terrazza dell'hotel dove c'erano tutti i giornalisti a Baghdad, smentiva, telecamere puntate su di lui, che gli americani fossero arrivati a Baghdad. Li abbiamo inchiodati a 60 km dalla città. Mentre lo diceva, alle sue spalle c'era il ponte sul fiume Tigri, sul quale stavano transitando le prime colonne di Marines entrate. Quindi l'unico caso recente di disinformazione, di propaganda, di bugie, di falsità sbugiardate in diretta, in tempo reale. Ma la propaganda e la disinformazione ci hanno fregato diverse volte. Noi siamo entrati come scelta condivisa dall'opinione pubblica nella guerra contro i serbi in Kosovo, certo sull'onda dell'emozione anche delle rappresaglie che i serbi conducevano contro la popolazione, ma in particolare per un episodio pubblicizzato da tutti i media che riguardava appunto la fossa comune di Racak, dove erano stati messi decine di corpi di civili kosovari ed erano stati rinvenuti dagli osservatori dell'OSCE, l'organizzazione internazionale che allora aveva osservatori in quella zona. Bene, quest'uomo organizzò questa messa in scena per cui con l'aiuto di diversi kosovari, guerriglieri kosovari, raccolsero decine di cadaveri in tutta la zona che erano morti per diverse ragioni, come appurarono alcuni medici inascoltati bielorussi che fecero gli esami sui cadaveri. A molti di questi venne sparato un colpo in testa, ma molto dopo la morte, e vennero messi in questa fossa comune. La notizia, i media riportarono questa notizia e tutto il mondo si indignò, creando i presupposti per un intervento militare che probabilmente sarebbe stato forse giusto o sbagliato, io non sono qua a dare giudizi, ma che ha mosso la nostra coscienza con un fatto falso costruito ad arte. Pensate al Kosovo, governo D'Alema, nato probabilmente per fare quella guerra, che nega fino all'ultimo che i nostri aerei bombardino. Poi viene fuori che dopo gli americani noi abbiamo tirato il numero di bombe più elevato in tutta quella campagna. E nonostante che, offendendo anche l'intelligenza di chiunque, fosse possibile avvicinarsi a un aeroporto militare, vedere decollare gli aeroplani carichi di bombe sotto le ali, dopo tre ore tornavano senza bombe sotto le ali, ma non erano andati a bombardare, chissà dove erano andati, forse a scanciarle in mano. Ma non è una questione di colore politico. Febbraio 2005, crisi in Iraq, dove noi avevamo 3.000 soldati, viene rapita, dopo tanti rapimenti, viene rapita anche una giornalista italiana, Giuliana Sgrena del Manifesto. Il governo, il ministro degli esteri Gianfranco Fini, il governo Berlusconi, attua un piano, molti in Italia chiedevano il ritiro delle nostre truppe. No, hanno deciso di ritirare i giornalisti. Per motivi di sicurezza tutti i giornalisti vengono ritirati dall'Iraq. Scelta che non si è mai verificata in nessun paese democratico degli ultimi, non si è mai successo, certo non negli ultimi 60 anni. 2006-2008, il governo Prodi, che ha all'interno della sua maggioranza
delle forze che vorrebbero il ritiro dall'Iraq, sì, ma anche quello dall'Afghanistan. Allora qual è la soluzione? Non diciamo nulla a nessuno. Per due anni a Nassiriya e a Herat i giornalisti italiani non ci possono andare. Allora cosa succedeva? Che siccome non siamo tutti, cioè tutti dobbiamo lavorare, anche io faccio il mio mestiere, non potendo parlare con gli italiani, li chiamavo, mi dicevano guarda non posso dirti nulla, allora chiamavo gli afghani, l'esercito e la polizia afghana, e gli americani. Gli americani qualcosa dicevano, gli afghani dicevano tantissimo, ovviamente dicendo che i loro soldati, i loro poliziotti, che erano anche spesso un branco di incapaci, però loro chiaramente parlando col giornalista ingigantivo, ma gli italiani stanno chiusi nella base, abbiamo dovuto, io e i miei 30 poliziotti abbiamo ucciso 400 talebani, ovviamente sì, bisognava fare la tara a tutte le informazioni, ma è chiaro che in un'operazione militare se gli unici a tacere sono gli italiani, le informazioni le ricevi, le ottieni dagli altri, quindi la censura oggi non ha più senso perché le fonti di informazione sono veramente tante, non sono tutte attendibili, ma non lo sono spesso neanche le nostre, quelle a cui noi facciamo. In epoca pre-internet il giornalista, il comunicato stampa sì, si facevano anche allora, però il giornalista se lo veniva a prendere, veniva all'ufficio stampa della forza di pace e se lo veniva a prendere, perché non è che arrivava, e venendo a prendere non è che c'era, non erano le suore di clausura che mettevano fuori il comunicato e c'era la barriera, e chiaramente ci dovevi parlare, arrivava e lo prendeva e quattro chiacchiere ce le scambiavi, per cui al giornalista gli veniva fuori qualche elemento in più, aveva modo di parlarti. Adesso molti colleghi, vedo quello che fanno, mandano il comunicato, sanno che ormai internet ce l'ha anche il giornalista locale, per cui si mettono il cuore in pace, quello che è scritto lì, staccano il telefono o fanno dire che sono in missione, per cui il contatto tra il giornalista e il portavoce è più difficile, sembra un paradosso, ma nella pratica funziona questo. Internet, i blog, eccetera, eccetera, sono fonti ausiliarie anche importanti, non possono essere mai fonti primarie, però c'è un problema. Abbiamo sentito la prima vittima della guerra è la verità, ed è anche ovvio che sia, perché se io sono uno stratega, cerco di disinformare, la disinformazia è importantissima. Voi pensate solo alle decine di film fatti per far credere ai nazisti che sarebbero sbarcati ovunque, meno che in Normandia, l'idea, e i nazisti l'hanno beccato, ci hanno creduto. Però, dopo la guerra dell'Afghanistan, in tutti gli stati maggiori e in tutti i ministri della difesa c'è un motto che è chiaro per tutti: tenete fuori dalle balle i giornalisti, non ci vogliono. Cioè non vogliono i giornalisti. Perché? Perché i giornalisti rompono le scatole, i giornalisti fanno le domande, i giornalisti vedono le cose. Ci tengono fuori, o se no ci ammazzano anche. In Jugoslavia abbiamo avuto una mortalità piuttosto alta. Cioè far morire un giornalista era rischioso, ma era meno rischioso che raccontasse l'ennesima porcata fatta di volta in volta dai croati, dai serbi, dai musulmani. Secondo, non ci vogliono gli stati maggiori. Terzo, non ci vogliono i politici. Quarto, voi non sapete niente, se non con molta fatica. Ma sappiate che la guerra in Afghanistan è persa, quella in Iraq non è risolta, della Siria andrà avanti così perché non frega niente a nessuno. E per finire, in Libia non solo bombardiamo, ma combattiamo sul terreno. L'informazione ha bisogno di essere rivista, ha bisogno di nuovo di avere dei gruppi editoriali che abbiano voglia di trovare gente che rischi. E se i governi, i comandi militari, le potenze non ci vogliono, peggio per loro, tanto riusciamo ad andarci lo stesso. Nessuno ha mai fermato la stampa, l'informazione. Sapendo anche usare i blog, Twitter, Facebook, sapendo però che difficilmente possono essere fonti primarie, sono fonti che vanno interpretate, capite e viste. Quindi la disinformazione non solo esiste, ma regna sovrana, però c'è una piccola pattuglia di noi, poi tanto piccola neanche tanto, anche in Italia siamo qualche centinaio che continua a fare, eccetera, che tiene botta, e finché teniamo botta potete avere qualche speranza, dopo saranno fatti i vostri. Arrivederci e grazie. Allora ci avviciniamo alla fine con Monsignor Baviera, che è stato paziente, io lo ringrazio di questa pazienza. A lui forse l'intervento da cui io mi aspetto di più. Il nostro Andrea Angeli ha scritto un libro dopo tanti anni di esperienza sugli scenari di guerra, un libro intitolato Senza pace. Io personalmente sono convinto purtroppo che ci saranno sempre delle guerre, perché gli uomini si stancano presto anche di star bene. Hegel vede la guerra come un fatto positivo, un fattore di civiltà,
e questo ha condizionato la mentalità europea per almeno 150 anni. Noi come Chiesa diciamo che ci può essere una guerra giusta anche quando obbedisce al principio della legittima difesa, però dobbiamo lavorare per la pace, fare tutto il possibile per propagandare la pace, e dei risultati se ne ottengono evidentemente, se non altro col passare del tempo cambia la mentalità generale. Ho trovato che mentre la posizione di Giovanni Paolo II fu molto netta, favorevole all'intervento in Bosnia per liberare Sarajevo, contraria all'intervento in Kosovo, Benedetto XVI è stato più ondivago, ha prima preso una posizione favorevole, poi dopo qualche settimana si è espresso invece in maniera contraria, e capita anche ai pontefici,